Crocevia Mediterraneo e questo il tema di One Earth Award 2023, l'evento internazionale che per il secondo anno porterà a Teramo scienziati, decisori politici, membri di organismi internazionali, giornalisti, personalità del mondo della cultura e dell'imprenditoria sostenibile per promuovere la salute unica nell'ottica One Earth. One Earth, una sola salute, un solo pianeta. La filosofia che unisce medicina umana, medicina veterinaria ed ecologia, diventata la parola d'ordine del nostro tempo, segnato dalla pandemia e dalle continue minacce all'ecosistema. Nel corso della presentazione dell'evento, nella sede centrale dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise, il direttore generale dell'Istituto, Nicola D'Alterio, spiega perché la scelta del Mare Nostrum come focus di quest'anno. Perché il Mediterraneo è la nostra casa come paese, ma il Mediterraneo è la nostra casa anche come istituto. Lavoriamo nel Mediterraneo da decenni, ci lavoriamo perché le malattie infettive sono presenti nella sponda sud del Mediterraneo, arrivano nella sponda nord, bisogna conoscerla sul terreno per poterle combattere e per poter mitigare gli effetti di queste malattie sui nostri animali e sulla nostra salute, perché spesso poi sono malattie zoonotiche che colpiscono sia gli animali che l'uomo. Un evento che torna ad essere al centro dell'attenzione non soltanto della cittadinanza ma anche delle scuole. Ecco, sì, tocca un punto molto importante. Sabato mattina ci sarà il divulgatore scientifico Albertini, che è un fisico, che si occuperà della divulgazione di questo concetto alle scuole, perché crediamo fortemente che un approccio per affermarsi debba passare attraverso le nuove generazioni.